Sì, aggiungerei anche il lato destro e aggiungerei anche la zona centrale. Credo che il primo tempo è stato fatto non con la necessaria intensità, come invece abbiamo fatto nel secondo. Sono paradossalmente, di solito fai meglio il primo perché sei più fresco, fai meno bene il secondo. È successo il contrario. È chiaro che lì abbiamo regalato 45 minuti, sia a sinistra dove abbiamo avuto difficoltà, ma anche nella zona di destra. Siamo stati poco brillanti, un po' lenti, poco determinati nel recupero, come invece dopo siamo riusciti a fare nel secondo tempo. Nel secondo abbiamo avuto le opportunità, potevamo essere un po' più fortunati, un po' più precisi, anzi siamo stati troppo precisi perché tutti i tiri che li abbiamo fatti a centroporta, però abbiamo avuto occasioni abbastanza chiare, cosa che non abbiamo avuto il primo tempo. Allora la preoccupazione, che vuol dire occuparsi prima della partita, è legata a quello che non abbiamo fatto e che dovevamo fare nel primo tempo. Rimane una buona prestazione, rimane il rammarico di non aver giocato 45 minuti, che era da tanto tempo che non riuscivamo a sviluppare un gioco così fluido. E abbiamo sbagliato sicuramente un qualcosina in transizione offensiva, ma abbiamo fatto una buona prestazione. Siamo andati nel loro habitat dove gli piace giocare a loro. Gli ultimi 25-30 minuti abbiamo lasciato campo aperto, che ci stava. La stanchezza, se vuoi giocare questo tipo di calcio come vogliamo giocare noi, tante volte se non ci facciamo vedere, se non la vogliamo, fai fatica. E c'è il rammarico, però abbiamo fatto quello che dovevamo fare e siamo contenti. È un ragazzo curioso, nel senso, lo vedo là, osserva tutti, c'ha grandissima voglia, mi dà la sensazione che non vede l'ora mattina che comincia l'allenamento. Lo vedo così, vedo un ragazzo che ama stare a Milanello, gli piace il gruppo, c'ha entusiasmo.